Mi prendevano in giro fino alla settimana scorsa. Adesso non so cosa è successo, non lo fanno più. Maestra, ma perché questa cosa non me l'hai insegnata prima? Perché così per me è tanto facile. Mio figlio non è stupido, come lui pensava di essere all'elementare. Adesso credo in me stessa, ci credo per le mie potenzialità, per dove sono arrivata. Mio figlio ha scoperto di essere dislessico a ottobre del 2009, dopo 5 anni di elementari. È stata molto dura, però sono stata felice di scoprirlo perché mi sono resa conto che mio figlio non è stupido, come lui pensava di essere all'elementare. Il fatto che non riusciva a seguire le lezioni, non riusciva a fare determinate cose, la mancanza totale di autostima che aveva. Seguendoli nei compiti mi rendevo conto che avevano veramente difficoltà. Erano sicuramente 2 bambini intelligenti, anche perché le insegnanti della scuola materna me li avevano presentati insomma come tale. E io come mamma, insomma anche mio marito, insomma noi ci rendevamo conto che i nostri figli sono normalmente intelligenti. Però effettivamente avevano una grandissima difficoltà anche proprio a fare i compitini di prima. Ho 14 anni, faccio l'agrario all'ITEC Limbiate e sono dislessico. Sei solo dislessico? No, beh, ne ho tante. Dagliela tutta, va. Sono dislessico, discalculico. Scrivi bene o scrivi male? Calligrafia. Ma sono, si chiama? Disgrafico? Disgrafico. Fai errore di ortografia? Sì. Vabbè, insomma, ce l'hai proprio tutte. Sì, abbastanza. I disturbi specifici del apprendimento sono dei disturbi congeniti della struttura neurofunzionale, quindi ci sono dalla nascita, che impediscono di fare delle procedure che normalmente, molto precocemente, già dai primi anni di scuola, si automatizzano, e cioè vengono fatte senza dispendio attentivo, e sono la dislessia. Vuol dire che un soggetto, già dopo la seconda elementare, alla fine della seconda elementare, i bambini italiani scrivono e leggono correttamente circa il 96% delle parole della loro lingua madre. Bene, chi ha la dislessia è invece lento nel leggere e scorretto. Poi c'è un altro disturbo che si chiama discalculia, molto meno conosciuta della dislessia, che è un disturbo che impedisce di automatizzare alcune operazioni base nell'ambito dei numeri, tipo per esempio imparare le tabelline. Tutti pensano che in generale se uno non impara le tabelline o ha studiato poco, o la mamma non gliele ha insegnate, o poveretto ha poca memoria. No, noi oggi sappiamo che, oggi, diciamo non da molto tempo, forse 10-12 anni, sappiamo che il neonato di un giorno, se giustamente indagato, dimostra di possedere delle competenze nell'ambito delle grandezze che vengono chiamate modulo numerico innato. Se questo modulo numerico innato è incompetente, rotto in qualche modo, eccetera, questo crea la discalculia, che si manifesta per esempio non imparare le tabelline, quindi nessun problema di rapporto con la memoria. Oppure di recuperare il risultato delle tabelline, o recuperare, come ne vediamo tantissimi tra i nostri pazienti, il risultato di calcoli anche elementari, tipo 5 più 3 o 8 più 5, dovendo usare delle strategie
tipo per esempio le dita, o scomporre la grandezza in sottounità, quando tutti normalmente, già a cominciare dalla terza elementare, recuperano il risultato di queste facilissime operazioni in automatico perché hanno immagazzinato questo tipo di risultato. Poi c'è un altro disturbo, la disortografia, vuol dire che invece di fare errori di ortografia perché si è disattenti, perché non si è molto intelligenti, eccetera, questo disturbo impedisce di automatizzare il processo di realizzazione ortografica. Molte volte nell'atto di scrittura c'è un'ulteriore complicazione che si chiama la disgrafia, che credo che potrebbe essere chiamato scrivere come le galline, tanto per essere chiari, che è un disturbo che appare naturalmente nello scrivere, ma non ha nulla a che vedere con la lingua scritta, perché è un disturbo su base disprassica, e cioè anche in questo caso c'è un processo che non si automatizza, che è il processo, il movimento che la mano deve fare per scrivere il corsivo. Questi bambini disgrafici, che scrivono come le galline, quando scrivono hanno da una parte spesso il problema di come si scrive questa parola dal punto di vista ortografico, e dall'altra hanno il problema di cosa cavolo deve fare la mia manina per scrivere correttamente questa parola. Sono dislessica e discalculica. Quindi scrivi bene, invece, una bella calligrafia? E non fai errori di ortografia? Sì, li faccio un po'. Allora sei anche un po' disortografica. Sì, però non ho fatto ancora le prove. Se tu dovessi raccontare a un bambino della tua età, o anche più grande, che cos'è la dislessia? Cosa gli diresti? La dislessia è quando le lettere si scambiano di posto, e anche quando leggi, non solo quando scrivi, al posto di leggere lampone, leggi lampione, anche con i numeri, solo che questa è la discalculia. E con i numeri succede che al posto di leggere 21, leggi 12. Quando ti sei accorta che, diciamo, il mondo delle lettere e dei numeri non era esattamente quello dei tuoi compagni? Quando ero alle scuole elementari, solo che non sapevo assolutamente niente del disturbo, e mi trovavo un po' in situazioni di difficoltà. Sbagliavo certe volte a scrivere, la mia ortografia era pessima, spesso i miei insegnanti non riuscivano a capire quello che scrivevo. In matematica andavo praticamente malissimo, sbagliavo a contare e dovevo contare per forza con le mani, perché spesso non riuscivo neanche a fare i calcoli in colonna. Quindi all'elementare è iniziato tutto, solo che poi io l'ho scoperto alle medie, alla fine delle scuole medie. Tu sai leggere l'orologio? No. Me l'aveva insegnato la nonna e non l'ho capito. Poi adesso me l'ha insegnato l'insegnante d'inglese, perché stiamo facendo l'orologio in inglese. L'ho capito, non lo sono già dimenticata, non lo so leggere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maddalena veniva giudicata come una bambina poco motivata, o perlomeno che aveva avuto una forte caduta della motivazione in corso d'anno, perché inizialmente l'avevano vista come una bambina solare, motivata, che aveva voglia di imparare, ma questa voglia, mano a mano che si procedeva con l'anno scolastico, andava proprio diminuendo. Lei ha un gemello, Gabriele, che anche lui è dislessico. Si chiudeva e diventava quasi anche violento con i compagni, presa proprio male, cioè lui si rendeva conto di non essere in grado e quindi vedeva gli altri tutti più capaci, tutti più bravi, ed era un bambino arrabbiato, per cui lui si è portato dietro questa rabbia che sfociava a volte proprio anche quasi in violenza nei confronti dei compagni, nei confronti dell'insegnante. Finché un giorno Gabriele, proprio mi sono messa proprio come figlio a dire: ma perché? Ma me lo spieghi? Ma come mai? Ma cosa ti succede? Dice: mamma, guarda, io devo copiare le letterine dalla lavagna, io devo copiare la scritta dalla lavagna, ma le letterine spesso scendono, salgono, cambiano di posto.
al che mi si è accesa proprio la classica lampadina. La medicina, in particolare le neuroscienze, hanno scoperto ormai da anni che esistono molte persone che con intelligenza normale non riescono a svolgere alcuni compiti fondamentali per l'apprendimento, come leggere o utilizzare i numeri e il calcolo. E la medicina ha scoperto che esistono delle strutture del nostro cervello deputate a questi compiti che non sono organizzate funzionalmente in modo adeguato, per cui non riescono ad essere così efficienti a svolgere il loro compito. E queste strutture hanno una loro determinazione che ovviamente deriva anche dai geni, e quindi una familiarità è una possibilità di ereditare in qualche modo dei fattori che espongono ad un rischio di avere un disturbo specifico di apprendimento, sono molto più rilevanti all'interno di una famiglia in cui è già noto un bambino o un adulto che ha un disturbo specifico dell'apprendimento. I disturbi specifici di apprendimento sono delle disabilità, non sono un handicap. Esistono dei criteri internazionali per poter dire che una difficoltà di lettura lenta o scorretta sia o non sia una dislessia. Questi criteri sono molto chiari. Uno, bisogna che il quoziente intellettivo sia in norma. Due, bisogna che non ci siano presenza di danni neurologici. Tre, naturalmente bisogna che non ci siano componenti di tipo sensoriale. Quattro, bisogna che non ci siano disturbi emotivo-psichiatrici importanti. Di un bambino che nella sua storia e anche a livello scolastico viene percepito come un bambino che comunque è intelligente, che se si saltano le pagine da leggere qualcuno legge per lui, lui è in grado di capire perfettamente ad una rapidità assolutamente adeguata quello che c'è scritto. O un bambino che se dice al genitore che preferisce scrivere in stampatello o che preferisce leggere nella propria mente, è perché ha capito ed è intelligente, è un sintomo di intelligenza che per lui è meglio leggere nella propria mente, perché si fa meno fatica, si va più rapidamente, o che se scrivo in stampatello, come molte volte capita nei bambini disgrafici, riesco ad andare più veloce rispetto alla scrittura in corsivo. Quindi ci sono tanti piccoli segnali che sono i bambini stessi che ci mettono a disposizione per capire che hanno una difficoltà. Perché tutti scrivono in corsivo e io preferisco lo stampatello? Perché se io devo leggere ad alta voce non ho problemi e io invece sì? Ecco, quando ci sono discordanze rispetto alla prassi, allora dobbiamo ipotizzare che ci siano delle difficoltà di questo genere. Io penso è uno scherzo, sorrido e mi alzo, le vado lì vicino. Ero contento, le dico non ricordo, mio padre è morto presto, avevo solo 3 anni, non ricordo, non ricordo. Le sai cosa mi dice, neanche mi guardava, beveva cappuccino, non so con chi parlava. Dice qualche cosa, qualcosa ti avranno detto, ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri. Non ho un bel ricordo delle scuole elementari, perché in fondo venivo sempre considerata l'asinella che sbagliava, che aveva sempre problemi di attenzione, sbagliava e non si applicava. Fondamentalmente io ero la ragazza che non si applicava, che aveva le capacità ma non le metteva in pratica. In realtà io invece facevo un lavoro a casa, solo che poi non veniva, non aveva risultato, perché mi davano magari pagine da scrivere, lettere che dovevo scrivere in continuazione, ma poi io nel momento della verifica non rendevo, ecco, questo lo ricordo. Come a scuola, come ad esempio le tabelline, c'era la gara delle tabelline, ma odiata da me perché io non arrivavo mai per prima, quindi praticamente le tabelline, io ho un ricordo abbastanza brutto di queste tabelline e ancora tuttora mi faccio i conti con le mani perché non ho imparato. La tabellina del 9 non la so, non la... è un limite che ho, ma non ce l'ho ancora, non l'ho ancora imparata. Mi hai detto, voglio raccontare cosa mi è successo in prima elementare. Cosa ti è successo? Che le mie maestre, cioè prima pensavano che ero intelligente, prima di conoscere loro pensavano che quelli che avevano i genitori insegnanti, io i genitori insegnanti, sapevano già tutto. Allora non mi hanno spiegato niente e mi hanno fatto leggere così, senza, cioè non sapevo ancora fare.
Solo che mi facevano leggere per ultima. Avevo quella fortuna, io me la imparavo a memoria e poi facevo finta di leggerla. Solo che una volta che mi è successo che ero una delle prime, hanno visto che non sapevo leggere. E da lì poi hanno iniziato a pensare che ero stupida, che non sapevo niente. E la mamma mi ha detto, mi ha detto che cambiavo scuola. Pensava che io ero triste, invece ho fatto salti di gioia e io ho iniziato a raccontare tutto. E io ho raccontato che c'era un'altra bambina che si chiamava Ottavia, era la cocca della maestra, la preferita della maestra. E Ottavia andava lì, gli faceva vedere il tema. E la maestra gli diceva, guarda Ottavia, non ti arrabbiare, c'è un errorino qui e un errorino qui. Poi andavo io e mi diceva, è pieno di errori, vai al posto a ricontrollartelo. Tutte queste diciamo, difficoltà che tu hai, sono cominciate quando? Alla fine della quinta, quando ho iniziato la media. E ti sei accorto di cosa? Cioè, quando facevi i compiti, per esempio, i compiti in classe... Ti davano dei votacci o no? Cioè alle elementari sì, qualche volta sì. Ma tu per esempio alle maestre, alle elementari, gli hai mai spiegato che c'erano delle cose che facevi fatica a fare? No, quasi mai, cioè non... Mia mamma scopre che mio fratello è dislessico, era in terza elementare e casualmente, dato i miei problemi scolastici, decide di fare i test anche a me. E quindi io in terza media, prima di fare l'esame della terza media, ho fatto il test e sono risultata dislessica. Dislessica regressa. Che vuol dire? Che praticamente... ho potuto sopperire attraverso l'uso della mia intelligenza a questi problemi di decodificazione che avevo, ma soprattutto di disgrafica e discalculica grave soprattutto. E mi si è aperto un mondo perché io non sapevo assolutamente di questo problema, non sapevo assolutamente che cosa volesse dire e quanto diversa fossi dagli altri. È stato un percorso duro, di lotte, di battaglie, di momenti davvero in cui mi sentivo giù, però ho avuto la forza di cercare aiuto e di continuare. Allora, in seconda elementare il suo maestro mi ha segnalato che Gianfranco aveva perso un po' l'autostima, perché lui si rendeva conto rispetto agli altri ragazzi che non riusciva a leggere come gli altri, non riusciva a scrivere come gli altri, per cui diceva questo è brutto, quello non l'ho fatto bene. Allora l'ho portato da una neuropsichiatra per capire come mai il bambino a scuola avesse queste difficoltà nella lettura ed è venuto fuori questo discorso della dislessia. E un mondo nuovo in cui ho detto, boh, e adesso cosa facciamo? La diagnosi è un evento emozionante. Io posso anche dire che il mio mestiere mi piace e do buone notizie. E uno dice, ma dottore cosa sta dicendo? Lei gli sta dicendo che ha un disturbo specifico dell'apprendimento. Le posso garantire che la stragrande maggioranza dei miei pazienti più piccoli, quelli della scuola elementare, dei primi anni, delle medie, quando escono con una diagnosi di dislessia, sono contenti. Perché? Perché gli abbiamo detto che non sono stupidi. Questo cambia la vita, cambia l'atteggiamento con lo studio e quindi la diagnosi da questo punto di vista restituisce un'immagine di integrità che è importantissima per poi tutto quello che succede dopo. Quando la mamma ti ha spiegato che eri dislessica, cosa hai pensato? Ero un po' su con noi altri. Quando sono più grandi, e qua mi piace fare un salto, io prima ho detto che vedo tantissimi studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si presentano per la prima volta. Cos'è successo? Intanto è successa una disgrazia,
che gli insegnanti delle elementari e quelle delle medie non si sono accorte di nulla. Non è che non si sono accorte, questo è il grave. Hanno supposto che quel sintomo fosse poca intelligenza, poca voglia di studiare, la zoraggine, eccetera. La zoraggine. Arrivano e forse c'è qualcuno, un insegnante di italiano, che invece di dire alle scuole superiori è vietato fare errori di ortografia, sei un asino, cosa ti hanno insegnato, perché lo fanno così, cosa ti hanno insegnato le mie colleghe delle elementari e delle medie, dice, no, mi sembri un alunno abbastanza normale, com'è possibile che tu fai tanti errori di ortografia? L'indirizzo verso i servizi normalmente arriva, dovrebbe arrivare dagli insegnanti che notano una difficoltà, la segnalano ai genitori, a quel punto il genitore deve prendere contatto col servizio di neuropsichiatria infantile competente, che sono in realtà dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi si occupano di bambini e di adolescenti fino ai 18 anni. Il passaggio però non è quasi mai così diretto. Ovvero la scuola conosce la neuropsichiatria infantile come il referente diretto per tutta una serie di difficoltà di apprendimento dei loro bambini, dai bambini che hanno ritardo mentale a quelli che hanno un disturbo autistico, ma anche per quelli che hanno un disturbo specifico di apprendimento. Sempre di più si sta facendo anche con i pediatri di famiglia, perché siano loro stessi sensibilizzati rispetto alle difficoltà di apprendimento, in quanto molto più spesso il genitore si rivolge al pediatra, che però non ha, diciamo così, nel suo bagaglio tutti gli elementi per poter fare la diagnosi e quindi deve a sua volta appoggiarsi sui servizi di neuropsichiatria infantile. Le linee guida e le raccomandazioni per la diagnosi stabiliscono che non si possa fare diagnosi di dislessia e di disturbo specifico dell'apprendimento della scrittura prima della fine della seconda elementare. Essendo disturbi della lettura, della scrittura, del calcolo, evidentemente si evidenziano quando c'è l'alfabetizzazione. Però la domanda che tutti si fanno è: ma è possibile intravedere degli elementi di rischio o dobbiamo aspettare la prima elementare, la seconda o la terza elementare? La risposta è sì. La stragrande maggioranza dei bambini che cominciano quando sono piccolini, a 2 anni, eccetera, a parlare e diranno galleria invece di galleria e armadio invece di armadio, a 4 anni queste parole se le pappano come se fossero dei cioccolatini. E invece alcuni bambini continuano a portarsi dietro queste difficoltà della parola, della correttezza fonologica della parola. L'80% circa dei bambini che arriva in prima elementare con presente questo disturbo ha poi un disturbo di rallentamento significativo dell'apprendimento della lettoscrittura e poi un accertamento dei disturbi specifici, di un disturbo dislessico o disortografico. La scuola se ne accorge. Noi della sanità ce ne siamo accorti. Gli insegnanti sono sempre di più dei corretti invianti, o almeno che suggeriscono ai genitori degli loro alunni, quando pensano che ci siano dei sintomi che fanno fare un sospetto di DSA, di venire da noi. Perché ce ne siamo accorti? Ah, perché le liste di attesa dei nostri servizi sono duplicati e triplicati. È giusto dire che c'è ancora molto lavoro da fare. Il mio PC sul banco mi serve per vedere, è come i tuoi occhiali, ma perché non vuoi capire? Risolvere i problemi può essere banale, ma i calcoli a memoria proprio non li posso fare. Per ultimo l'inglese, e questa è proprio dura, parlarlo è complicato, sì, ma leggerlo è tortura. Caro maestro, esimio professore, combatti l'ignoranza, te lo chiedo con il cuore. Se proprio non capisci qual è la nostra pena, ho un compito per casa questa sera dopo cena, potrai meglio capire com'è la testa mia. Accendi il tuo computer e cerca dislessia, dislessia, dislessia. Lui è Marco. Questo è il suo mondo. E questo il futuro che sta immaginando. Proprio ora, insieme a noi. E da noi non troverà certe offerte un po' troppo speciali, ma un consulente personale e la competenza unica degli specialisti BNP Paribas.
con cui costruire il suo domani, giorno per giorno. Progetta il tuo futuro consapevolmente. Scegli BNL, gruppo BNP Paribas. L'arte come massima espressione di conoscenza. Innovativa. E senza compromessi. L'arte che rivela una visione del mondo nuova, meravigliosa e inconfondibile. Noi la chiamiamo The Art of Progress. CRV Lifestyle, tuo a partire da 27.000 euro. Scoprilo il 10 e l'11 aprile. Prendi il cielo. Coltiviamo ogni verdura nel campo più adatto. Qui, nell'Italia di Orogel. Poi chiediamo alle stagioni quando cogliere. E circondiamo i nostri prodotti di attenzioni a 360 gradi. Così quello che tocchiamo diventa Orogel. Per un benessere tutto d'oro. Perfetta come tu. Orogel, buono per natura. Un insegnante sa che cosa succede nella mente di un bambino quando fa un dettato, quando fa un tema, quando fa un problema di matematica, più sa dove andare a toccare, mentre questo bambino non ce la fa. Per cui essere prima di tutto a conoscenza di come nella mente operano certi processi vuol dire permettere al bambino di trovare la chiave. Se in un'aula frequenta un ragazzo con dislessia, il problema non è soltanto dell'insegnante di italiano. Non deve essere soltanto l'insegnante di italiano. Se c'è un ragazzo con discalculia, il problema non è soltanto dell'insegnante di matematica. C'è una trasversalità della problematica che deve vedere coinvolto tutto il consiglio di classe. La prima cosa che un insegnante fa è sicuramente mettere al corrente anche gli altri colleghi che costituiscono l'equipe pedagogica che lavora all'interno della classe, quindi col gruppo di tutti i bambini, in modo da condividere poi percorsi che si attiveranno per dare aiuto a questo bambino. Si informa anche la famiglia, perché la famiglia deve essere al corrente che questo processo è per il momento rallentato. Si menziona la situazione all'interno degli scrutini che avvengono quadrimestralmente nelle scuole o anche trimestralmente a seconda della scelta dell'istituzione scolastica, per cui è al corrente il dirigente, corrente l'equipe pedagogica, né al corrente la famiglia. La presentazione alla scuola della diagnosi fa sorgere da una parte per la scuola il dovere di intervenire in modo specifico e differenziato, dall'altra per il ragazzo il diritto di avere un percorso formativo attento al suo bisogno specifico. Qualunque specialista, neuropsichiatra o psicologo con competenza nell'ambito dei disturbi specifici apprendimento può fare la diagnosi, può certificare il disturbo e le note ministeriali che consentono a scuola di applicare le misure previste è specificato dal Ministero stesso che si possono applicare semplicemente con la certificazione dello specialista. È in discussione a livello bicamerale una legge sui DSA che probabilmente cambierà l'ordine delle cose anche a questo riguardo, però al momento la certificazione dello specialista è l'unico documento diciamo necessario per poter avere l'applicazione delle misure. I due possibili interventi sono quello mirato a ridurre l'intensità del disturbo, a fare in modo che se leggano, leggano più veloci, leggano con meno errori, che scrivano con meno errori di ortografia, che facciano un po' meno fatica nei calcoli a mente. La seconda importantissima via di uscita: se io vado dall'oculista
e sono miope, mi mette un paio di occhiali. Quindi mi mette una protesi. Certo, è una brutta parola. La mia collega non mi dice, dottore, si è dimenticato la protesi, ma mi dice, dottore, si è dimenticato gli occhiali. Ma il concetto è chiarissimo. È l'informatica che è l'aiuto per i disturbi specifici dell'apprendimento. Se uno fa abbastanza fatica a leggere e che quindi per capire, per imparare, fa troppa fatica, deve leggere 40 volte, a volte il disturbo è talmente grave che fa fatica a capire, bene, vuol dire che l'informazione, invece di essere veicolata dall'occhio con un atto di lettura, deve essere veicolata all'orecchio con un atto di ascolto. Per quanto riguarda il disturbo ortografico, la soluzione probabilmente radicale è l'uso di un computer. Per quanto riguarda i disturbi del calcolo, siamo ancora un po' indietro dal punto di vista di proposte riabilitative, ma certo la calcolatrice, no, è uno strumento decisivo. Per tutti questi tre, per tutti questi disturbi, compresa la displassia, la questione tempo è fondamentale. Bisogna concedere più tempo e tra l'altro il tempo è una delle prescrizioni che sta al centro di tutti i decreti governativi che esistono, grazie al cielo, da più di 4 anni e stabiliscono le misure dispensative e compensative a vantaggio dei disturbi specifici dell'apprendimento. L'Associazione Italiana Dislessia è un'associazione nazionale nata nel 1997, è l'unica per il momento in Italia e si occupa di tutti i disturbi specifici dell'apprendimento. L'associazione si occupa di portare avanti quelli che sono innanzitutto i diritti di questi ragazzi, di questi bambini, poi ragazzi e poi adulti, quindi si occupa di divulgazione. Formazione, si fanno corsi per i genitori perché riteniamo che un genitore informato, un genitore educato sia il maggior aiutante, il maggior avvocato, la persona più utile per il figlio, quindi questa è una delle attività. Poi abbiamo dei formatori, siamo un ente riconosciuto, accreditato come ente formatore del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi facciamo corsi nelle scuole e di diritti dei ragazzi, quindi tutto quello che si può fare per aiutarli in una vita più facile e più serena. I diritti sono contenuti nelle circolari ministeriali, almeno se parliamo della scuola. Finora non erano mai stati riconosciuti, infatti oggi i nostri ragazzi dislessici arrivano e approdano, ma a volte con difficoltà e non sempre, una percentuale anche piccola, ma sempre più numerosa, nelle scuole superiori. Prima non arrivavano. Nessuno se ne era reso conto, nessuno capiva che io avevo delle difficoltà oggettive e non era affatto la pigrizia o la mia incostanza, erano dei problemi proprio di decodificazione che avvenivano all'interno del mio cervello. E i miei genitori, quando scoprono questa cosa, iniziano a cambiare completamente atteggiamento. Quindi tante cose che potevano essere banali, come la lettura di un orologio o come destra e sinistra, vengono completamente questi schemi che venivano detti, in cui mi veniva detto Giorgia dai impara, quindi mi imponevano a imparare. Ecco, tutto rimane di nuovo più blando, cioè si capisce che non è inutile, non è imparando con la forza che io... Tu sai che hai dei diritti? Sì, sì, sì. Che ti vengono riconosciuti? Lo so. Ma ti vengono riconosciuti? Sì, sì, tutti? Sì, sì, tutti. Adesso li declimbiate tutti. Un po' meno alle elementari, sì, alle medie, perché... Ma a parte anche io non conoscevo molti mezzi, tipo il Carlo Mobile, comunque mezzi per studiare, allora... Ha fatto più fatica. Si possono usare gli strumenti, la maestra gli può leggere, perché certe volte ti devi fermare su una parola e devi leggerla, cioè
devi leggerla, non so come dirlo. Devi leggerla magari più volte, per capire di cosa, sì, che parola è. E quindi alla fine del racconto non hai capito niente. Quindi le maestre ti devono leggere i brani e poi magari ingrandirti le schede e basta. Sono indicazioni che portano a evitare di mettere il ragazzo in situazioni che sarebbero per lui insormontabili. Quindi è previsto che ci sia ad esempio il supporto nello svolgimento delle varie attività e quindi anche nei momenti valutativi di tutte le tavole di vario genere, dalla tavola pedagogica alla tavola dei mesi, piuttosto delle settimane, piuttosto che all'utilizzo del dizionario computerizzato, quindi tutta una serie di strumenti che evitano ai ragazzi di disperdere le loro energie in ricerche che non potrebbero dare buon esito, portano i ragazzi a concentrarsi su quello che è il contenuto e quindi quello che è diciamo la produzione anziché soltanto la forma. Un grande aiuto l'abbiamo avuto dalla biblioteca digitale dell'Associazione Italiana di Dislessia. Ovvero noi possiamo richiedere a questa biblioteca i libri di testo su CD. Per cui è importantissimo che le scuole, nel momento in cui decidono un libro di testo, scelgano il libro di testo la cui casa editrice dà gli impianti per poter avere questo CD, perché così loro leggono, hanno il libro su CD, lo leggono col programma di sintesi vocale sul computer ed è tutto molto più facile, anche perché da questo CD dal computer possono fare col copia e incolla gli appunti e riescono a gestirsi. E poi un altro ausilio con cui noi ci siamo trovati veramente bene anche per la narrativa e per i libri da leggere appunto è il Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre, al quale siamo associati, e loro prima ci spedivano le audiocassette tramite posta gratuitamente, noi le rendavamo in posta, e adesso sempre grazie al computer si possono avere questi libri scaricandoli da internet con un codice, con una password, o in streaming o proprio in file audio. E sono tutti dei grossi aiuti. Quando sono andata a fare il controllo, avevano detto alla mamma che potevo utilizzare uno strumento, però lo dovevo costruire io insieme alla mamma. Un libretto in cui ci metto dei fogli con su scritte le regole, tipo gli aggettivi. Poi anche le maestre, quando facciamo una scheda tipo che a me potrebbe servire, ha detto di dirglielo che mi fa una fotocopia in più da mettere lì, così quando cambio quaderno ce l'ho sempre. Senti, i compiti te ne danno come gli altri, meno? Me ne danno come gli altri, ma faccio più fatica. E adesso sono andata a fare il controllo della discalculia, abbiamo rivisto anche un po' la dislessia e hanno scritto una nuova diagnosi, hanno scritto di darmi meno verifiche, perché facevamo 1000 verifiche, e meno compiti, solo che non lo stanno facendo. La norma su questo ad oggi naturalmente è molto chiara. I ragazzi con disturbo specifico sono ragazzi di normale intelligenza o di intelligenza anche superiore, quindi gli obiettivi specifici del loro percorso di studio devono essere raggiunti. È chiaro che invece deve essere individualizzata e personalizzata la modalità attraverso cui raggiungono questi obiettivi, per cui sono solita sempre dire strategie differenziate per raggiungere obiettivi equivalenti, mentre è opportuno precisare che i ragazzi con disturbo specifico debbono sostenere tutte le prove d'esame, quindi lo dico perché di solito è un tema che crea qualche difficoltà di interpretazione, quindi anche le prove di lingua straniera. La valutazione poi degli insegnanti dovrà essere particolarmente attenta, nel senso che ad esempio per la prova di lingua straniera sarà in qualche modo compensata da quella che sarà la prova
orale e quindi la prova orale consentirà di valutare effettivamente ciò che è dovuto a errore perché è legato al disturbo e ciò che invece è dovuto a diciamo carenza concettuale. Quindi nella prova orale ci sarà anche la possibilità di interpretazione di quello che è lo scritto. Questo non me lo sto inventando io, sta scritto in modo chiaro, stava scritto lo scorso anno e anche l'anno prima, nell'ordinanza ministeriale relativa allo svolgimento degli esami di Stato. Certamente è un obbligo da parte della scuola e un diritto da parte del ragazzo avere più tempo a disposizione per poter, durante le prove di verifica, esprimere quello che è veramente il livello di acquisizione degli apprendimenti che lui ha raggiunto. Se io voglio verificare il livello A o il livello B di apprendimento e magari per la generalità della classe lo verifico con due o tre esercizi, perché questo tra l'altro può anche consentire di dare più possibilità ai ragazzi, certamente per il ragazzo con dislessia o discalculia posso andare ad essenzializzare quella che è la prova, in modo che al di là della quantità che può essere invece limitata al minimo indispensabile, io posso comunque mirare lo stesso la verifica del livello raggiunto. Sicuramente oggi la scuola risponde meglio perché c'è l'informazione, perché ci sono delle leggi e fior di circolari che proteggono questi ragazzi. Però purtroppo, tanto come in tutte le cose, dipende dalla sensibilità degli insegnanti, dalla sensibilità delle scuole. Io sono andata all'istituto istituto Marie Curie di Cernusco sul Naviglio. Frequento questi due anni nel modo più... un po' per particolare, perché alla fine io avevo appena conosciuto cosa fosse dislessia, avevo appena conosciuto cosa volesse dire per me stare in mezzo a delle persone che comunque riuscivano ad arrivare a 5 per 8 immediatamente, io non ci arrivavo e avevo dato un nome a quello che avevo. E quindi scoso il biennio della mia scuola. Poi al terzo anno scelgo di fare il sociopedagogico, penso che sia la facoltà anche che mi aiuti anche proprio nel mio problema, nella mia problematica, ad uscirne in modo migliore. In realtà poi risulterà diverso, non risulterà così. Assolutamente non sono state seguite le linee guida per la mia disabilità, non sono stata assolutamente agevolata. Soltanto ho dovuto impormi l'ultimo anno per poter fare l'esame con il computer e quindi riuscire ad arrivare a un voto anche buono grazie all'ausilio di questi strumenti informatici. Se l'alunno consegna a scuola una diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento e questa diagnosi prescrive, per esempio, che per la dislessia debbano poter essere usate delle sintesi vocali, che le interrogazioni debbano essere fatte forse prevalentemente orali piuttosto che scritte, che possano essere utilizzati degli appunti, perché se uno fa fatica a leggere, fa fatica anche a ricordare, deve avere delle tracce, che possano essere usati dei computer, che possano essere usati delle cose, queste sono norme che alcune volte anche i tribunali amministrativi, i TAR, hanno utilizzato come elemento legislativo. La famiglia, sulla base delle osservazioni che la scuola ha fatto, può chiedere allora che cosa si fa. E le insegnanti nel piano di studi personalizzato esplicitano in modo preciso rispetto alle difficoltà che cosa pongono in atto, quali strumenti, quali mezzi, in quali tempi vengono svolti questi percorsi e soprattutto anche quali sono, anche alla luce del nuovo regolamento sulla valutazione, quali sono le modalità per valutare le prestazioni poi finali o intermedie di questi ragazzi. Come fa un genitore a chiedere la convocazione di un consiglio di classe? Ci sono delle modulistiche che l'associazione fornisce ai genitori proprio per queste cose. Abbiamo delle lettere tipo che forniamo ai genitori
per chiedere che venga fornito un percorso individualizzato, un percorso individualizzato per lo studio per i propri figli, perché questo deve essere registrato, deve essere protocollato e deve rimanere agli atti, perché peraltro questo è un documento che serve a tutto il percorso scolastico e anche agli esami di Stato, perché se questo c'è avvantaggerà anche nell'esame di Stato il ragazzino, perché gli si dovrà dare quegli strumenti che gli sono stati forniti durante il percorso scolastico. Non c'è oggi nessuna preclusione nell'ambito dell'iter di studi, perché molti atenei italiani, ciascuno forse con forme più o meno ricche, hanno le misure dispensative e compensative per gli studenti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento. Per essere molto chiaro, se uno studente del corso di laurea in ingegneria, non è detto che diventi ingegnere, ma che sta frequentando il corso di laurea in ingegneria, ha un disturbo dislessico o disortografico e alcune volte, sorprendente, anche un disturbo del calcolo, ha molto più tempo per fare gli esami, ha delle forme di accesso alle informazioni contenute negli eventuali testi che deve studiare, no? Attraverso sintesi vocali, eccetera, e molte volte ha delle strutture all'interno dei servizi disabili di questi atenei che seguono con molta attenzione il loro percorso e fanno questi servizi da mediatore tra lo studente universitario e i professori, che non sempre ancora sono sufficientemente a corrente di cosa vuol dire avere uno studente dislessico. Dislessia. Dislessia. Il coro è nato 21 anni fa, qui nella nostra parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. Io ho sempre amato la musica, ho sempre amato i bambini e unendo le due cose, guardando un po', siamo anche un po' nati con lo spirito dell'Antoniano di Bologna, dello spirito dello Zecchino, e da lì praticamente attingiamo un po' il grosso del nostro repertorio e siamo sempre legati all'Antoniano, anche con dei corsi d'aggiornamento, eccetera. Voi avete prodotto un CD che contiene una serie di canzoni dedicate proprio ai disturbi specifici dell'apprendimento. Come nasce questa idea? Allora, questa idea è nata inizialmente da una mamma del coro che aveva appunto una bimba dislessica, e poi insieme a Massimo Marchetti, che è il collaboratore che collabora con me, abbiamo iniziato a scrivere queste canzoni, sfruttando anche un suo testo, sfruttando anche le notizie che arrivavano da internet, dai vari siti, i forum, eccetera, e abbiamo deciso praticamente di scrivere delle canzoni che potessero sia parlare del problema della dislessia, sia anche aiutare questi bambini, con appunto queste canzoncine, a memorizzare quello che loro hanno difficoltà a memorizzare, quindi le sequenze, i giorni della settimana, i numeri, eccetera, l'alfabeto, eccetera. E così abbiamo fatto questa compilation di 12 canzoni. C'è stato dietro un lavoro che è durato più di un anno. In realtà al momento l'abbiamo prodotto, ma non riusciamo ancora a distribuirlo, per cui chi viene a conoscenza o tramite il nostro sito, o tramite il sito dell'AID, di questo nostro disco, che appunto si intitola Che Confusione, allora ce lo richiede, è interessato, ne vuole delle copie per dare alle maestre, eccetera. Quanto costa il CD e chi lo vuole dove lo cerca? Allora, il CD costa 10 euro, per averlo è sufficiente contattarci, il nostro sito è www.magiadinote.it, che è il nome della nostra associazione, c'è sia l'informazione sul disco, eccetera, e ci si può contattare e in un attimo gli spediamo anche la serie di CD, che se qualcuno ne ha bisogno più copie perché vuole rivenderle, vuole farsi promotore presso altre persone, siamo ben felici di darlo. Giro, giro, giro.
non mi vergogno di dire che sono dislessica, lo dico davanti a tutti e le persone non sanno che cosa voglia dire, dicono ah ma non so, non ti accorgo, non mi accorgo, sei così brava a parlare, ma la dislessia non c'entra niente con le parole, c'entra scriverle, non c'entra assolutamente a parlare. Dicono ma non sembra, sei così brava a parlare, non vuol dire nulla. L'importante è credere in se stessi, nella propria intelligenza. Se i test dicono che sei intelligente, allora tu devi crederci che sei intelligente, perché tutto quello che sei non è soltanto basato sul test, ma è anche un insieme di cose. Io sono corpo e mente, quindi anche il carattere stesso ti può aiutare a contrastare quello che sarà il tuo percorso, che magari per molte persone non sarà difficile, per me è stato difficile, ma magari per altre non sarà difficile, verrà aiutato da altre persone. Per me non è stato così, però credere veramente in noi stessi, perché spesso ancora non ci crediamo abbastanza. Che consigli daresti a un adolescente che è in difficoltà e che non c'ha voglia di raccontare a tutti che ha di questi problemi? Che è una scioccheria, perché bisogna dirlo, perché non succede assolutamente niente, puoi dirlo tranquillamente a tutti. Mi prendevano in giro all'inizio perché nessuno gli aveva spiegato niente. Quando sono arrivata nella scuola nessuno gli aveva spiegato niente della dislessia, per privacy le maestre dicevano che fortuna che puoi fare così, che fortuna che puoi fare cos'ha, e poi sottovoce nell'orecchio dicevano cose che si capiva benissimo che mi stavano prendendo in giro. Io gli chiedevo cosa hai detto, e loro mi dicevano no, stavamo dicendo che stai colorando benissimo, che invece loro bene. I tuoi compagni di classe ti vedranno, cosa gli vuoi dire? Non mi prendete più in giro. E con i compagni di classe com'è la storia, come va? Bene, abbastanza bene. Tu ne hai parlato con loro di questo? No. Direttamente? No. No. Zitto, guai. Sì. Non hai voglia di parlarne? No. E però adesso lo scopriranno, perché ti vedranno in televisione. Beh, non glielo dirò.